selling for hundreds. Then I'm the macho like Randy. The club will go out to the granny. The nigga pull up your banner. The killers understand. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi super video speciale. Ho già finito la voce. Super video speciale dedicato a What the Hen, ragazzi. La nuova forma di intrattenimento in alternativa o comunque da giocare assieme a Clash Royale, ragazzi. In questo video di oggi sono andato un po' a spulciare nella rete, ho pescato 8 codici che attualmente a oggi, che è il, fatemi vedere un po' che ore sono oggi, che giorno è, 13 settembre 2017, sembrano essere ancora funzionanti. Quindi se qualcuno di voi si sta avvicinando solamente adesso al gioco What the Hen, è buona cosa seguire questi codici che vi sto per dire. Cosa sono questi codici? Spieghiamolo un attimino. What the Hen ha la possibilità di inserire dei codici promozionali, sapete benissimo che cosa sono, che vi aiuteranno all'inizio ad avere truppe in più, risorse in più, oro, gemme, cose veramente molto interessanti che vi spingeranno appunto a capire bene quale sarà il deck migliore per voi. Come facciamo ad inserire i codici? È molto molto semplice. Una volta che abbiamo aperto la schermata di What the Hen, in alto a sinistra c'è il loghino del livello del nostro giocatore in blu con un numero dentro a forma tipo di asterisco. Gli clicchiamo sopra, appare una finestra dove vediamo sulla sinistra il nostro giocatore, un po' di statistiche sulla destra, ma in basso, sempre sulla destra, c'è inserisci codice promozionale. Si apre cliccandoci sopra un'altra finestra, voi lo inserite, cliccate invia e se avete fatto tutto correttamente vi funzionerà il codice. Quindi non ci fermiamo, ma andiamo proprio veloci come Berta la birraia in What the Hen e andiamo subito a dire il primo codice, ragazzi. Get Hammerhead, un codice veramente interessante che ci darà 14 Alcolix. Chi è? Cos'è l'Alcolix? L'Alcolix è un paesano. Innanzitutto ci sono tante fazioni, lo andrete a scoprire. Alcolix o alcolizzato, o Al, lo chiamiamo Al, è un paesano. Come tipologia è un jolly, una carta comune ed è un curatore, quindi vi servirà molto all'inizio se non sapete bene come destreggiarvi nei match. Come attacco è molto veloce, come movimento è veloce. Get Hammered. Woman Power, un altro codice dedicato a tutte le donne, a tutto il gentil sesso, vi darà 15 Tettona Tetamanzi, ragazzi. Io la chiamo Tettona Tetamanzi, che non è nient'altro che un difensore. La tipa con la padella e il balcone molto prosperoso al vento vi servirà tantissimo all'inizio, perché si rivelerà effettivamente una truppa molto molto interessante per poter procedere con il nostro push principale. Flower Power, ragazzi, Flower Power, di nuovo 10 Alcolix o Alcolix, ce li dà di nuovo, ve l'ho già spiegato poco fa. Paesano, jolly, carta comune, attacca molto veloce ed è un curatore. Quindi già inserendo il primo e il terzo codice avrete 24 Alcolix così, a gratis. Altro codice, ragazzi, questo forse uno dei più sugosi, 10K Fans, che è stato fatto dagli sviluppatori di What the Hen per festeggiare i 10.000 follower su YouTube. 10K Fan, ragazzi, vi regalerà 15 Berta Bionda, che è un nano, una carta jolly anche questa, e ha come, è molto particolare perché non ha punti salute ma va direttamente dritta, lei non la possono colpire, danneggia tutte le truppe che si trovano sul suo cammino, va dritta la nostra Berta, la dea della gamba aperta. Ha come si dice, abilità, il cavalcabarile, che è appunto quello che vi ho spiegato poco fa, che danneggia tutti, e ha la velocità come abilità che aumenta del 30% il movimento. Ovviamente mi sembra scontato dirlo, ma l'attacco e il movimento sono entrambi molto molto veloci.
Smack My Goblin, ragazzi, come si può già dedurre, Goblin, che qui invece è chiamato Puzzi, il Goblin si rivelerà per voi una carta veramente, veramente molto interessante, perché costa solo 2, ci mette pochissimi secondi ad essere di nuovo pronto per essere giocato e vedrete che non ne farete più a mano che lo potenzierete. Smack My Goblin vi regalerà 15 Puzzi, che nel dettaglio sono dei combattenti, fanno parte della fazione delle Orde, una carta comune e ha l'attacco veloce e il movimento molto molto veloce come prima abilità, perché ci hanno tante abilità, più lo potenziamo, più potenziamo le truppe, più ci vengono date abilità nuove, e tra l'altro più potenziamo le truppe più cambia anche il logo della truppa, proprio la carta in sé meravigliosa. La prima abilità è la velocità, che è aumentata del 30% in più. No, scusate, ho detto una stupidaggine. La prima abilità è il 30% di danno in più che fa quando colpisce un paesano. Altro codice molto interessante, ma prima di dirvelo, ragazzi, voglio ringraziarvi per essere qua a guardare questo video. Vi ricordo anche di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo. Iscrivetevi al canale se vi piace What the Hand e se vi piace Clash Royale. Ciccio Chef, ragazzi, Ciccio Chef, un codice molto molto interessante che ci regalerà 5 Ciccio Chef, la truppa di Ciccio Gamer 89, nel dettaglio un combattente facente parte, scusate, un paesano, un tiratore che ha come abilità il rallentamento, quindi può rallentare le truppe nemiche, e l'esecuzione, praticamente uccide degli eroi a caso. Vi ricordo, gli eroi sono tutte le truppe, ogni truppa è chiamata eroe. Quindi uccide eroi a caso che abbiano meno del 30% di vita. Questo era Ciccio Chef. Come velocità è lento, come movimento è molto lento, però fa il danno da lontano. Molto interessante. Altro codice, il penultimo, ragazzi, il Paguro. Vi darà, sempre codici relativi di Ciccio Gamer, vi daranno 20 Ermanno l'Eremita, ragazzi, che è il paguretto lì, Arturo il Paguro del Ciccio. Molto interessante anche questa truppa, è una carta rara, facente parte della fazione dei Nani, un combattente, e ha come abilità i colpi bassi, quindi può danneggiare pesantemente a random, o meglio, può stordire pesantemente a random. Come attacco è molto veloce e come movimento è altrettanto veloce. Ultimo codice per questo video speciale su What the Hand, ragazzi, voglio vedere quanti like mi lasciate se vi piace, che io vado in giro a cercare i codici, lasciatemene tanti, lasciatemene tantissimi, io vi dico 50 like, vediamo cosa succede. Ciccio Epico, ragazzi, Ciccio Epico, l'ultimo codice vi darà 250 gemme che si riveleranno veramente veramente importantissime in questo gioco. Beh, ragazzi, il video finisce qua. Io spero che vi sia stato utile, spero che iniziate a giocare a What the Hand, perché è veramente, veramente molto interessante. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!